Mosca ha dato l'ultimo saluto all'ambasciatore russo all'ONU Vitaly Churkin, scomparso all'improvviso lo scorso 20 febbraio, il giorno prima di compiere 65 anni per un attacco cardiaco, secondo quanto riportato dalla stampa statunitense. Prima della capitale russa, un'altra cerimonia funebre si era tenuta a New York, alla presenza di oltre 300 diplomatici. Churkin lascia la moglie e due figli.